abbiamo viaggiato bene in ritorno, subito dopo la partita, abbiamo avuto tempo per riposare, per fare le necessarie curie, per cui dal punto di vista fisico stiamo bene, anche mentale direi, perché nonostante la sconfitta per 35-40 minuti siamo stati proprio al di sopra delle aspettative e ci ha fatto capire che continuando a lavorare e soprattutto curando alcuni dettagli avremo la possibilità di batterla in casa a Bologna. Per cui ora non ci resta che aspettare questa partita magica che sarà quella di domani contro la Francia. È una vigilia speciale, è inutile girarci intorno, non è una partita come le altre, chiaramente l'avversario la conosciamo tutti, la caratura dell'avversario, però è una partita particolare, sicuramente è affascinante, estremamente affascinante. Indubbiamente è un sogno per tutti quanti noi giocare contro questi campioni. Oggi che preparavamo la partita ci siamo più concentrati su di noi, su quello che potremmo fare, perché fare un'analisi individuale degli avversari è abbastanza quasi ridicolo, non ci sono tantissimi punti deboli e soprattutto non è questo il punto. Noi dobbiamo goderci questa partita e siccome conosco bene i ragazzi non ci sarà neanche bisogno di fare qualsiasi chissà quale discorso, perché non staranno lì a vedere queste star, cercheranno di rendere la vita molto difficile e ce la metteranno sempre tutta fino alla fine su qualsiasi risultato.